siamo immersi in una rivoluzione tecnologica profonda. In realtà sono quattro, diciamo, se volessimo proprio ben guardare. C'è l'intelligenza artificiale, c'è la blockchain, c'è la biologia sintetica, c'è la rivoluzione della computazione quantistica. E sono rivoluzioni che stanno abbandonando i laboratori per diventare soluzioni ingegneristiche. Quindi tra un po' avremo a che fare tutti quanti noi con queste grandi evoluzioni tecnologiche. Sono trasformative della nostra vita, no? Pensiamo solo all'intelligenza artificiale, ad esempio. Molte delle cose che riusciamo a fare con i nostri device, con le nostre applicazioni, sono dovute, sono legate agli avanzamenti dell'intelligenza artificiale. La blockchain ci consentirà, ad esempio, di effettuare transazioni con monete digitali e virtuali. Anche questa è una novità che entra sempre di più dentro le nostre vite. Biologia sintetica, la medicina è una medicina sempre più trasformativa e rigenerativa, no? Non ci limitiamo a osservare le specie umane, ma addirittura in qualche modo ne produciamo di nuovo. Il metaverso è, diciamo, la terza vita di Internet, la terza forma che Internet sta prendendo. Abbiamo conosciuto un Internet fissa e tutti abbiamo navigato dentro i siti, muovendoci tra le pagine del web. Poi è arrivata l'Internet mobile, la seconda vita, la seconda forma di Internet, e tutti quanti, come dire, ci siamo mossi in mobilità impiegando i servizi e le app che Internet ci ha consentito in mobilità di avere. Ecco, qualcuno sta immaginando che stiamo entrando in una terza vita di Internet o forma di Internet che non sarà più fissa, non sarà più mobile, ma sarà immersiva. Ci potremmo curare magari con la telemedicina, ad esempio, piuttosto che, come dire, educarci studiando la storia dentro l'antica Roma, non più sui libri, ma in qualche modo visualizzando i templi e visualizzando le piazze romane. Però c'è il rischio, come dire, anche di alienazione, quindi di in qualche modo avere la sensazione di abbandonare il reale. Io dico sempre, finora siamo vissuti dentro una società dell'archivio, pochi dati, poche informazioni, e cercavamo di cavarcela. Oggi non siamo più dentro la società dell'archivio, siamo nella società dell'oracolo. E quando scriviamo una mail, avete presente che il motore già ci suggerisce la risposta possibile che potremmo dare? Oppure quando guardiamo dentro le piattaforme di streaming dei film, no? E la piattaforma già ci suggerisce in maniera oracolare il prossimo film che potremmo desiderare di vedere. Allora, questo è un cambio di paradigma, non sono semplicemente tecnologie che arrivano, è l'era dell'oracolo, e le tecnologie cercheranno in qualche modo di anticipare i bisogni, i desideri, i comportamenti, le azioni dei consumatori, dei cittadini, dei pazienti, dei professionisti e così via. Noi stiamo incrociando nuove forme di automazione. Abbiamo conosciuto quella fisica, siamo stati sostituiti nello sforzo, diciamo così, fisico, e questo ci ha consentito di liberarci dalle fatiche. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale e questa in qualche modo sta cercando di sostituire alcune delle nostre capacità cognitive, quindi non più la forza fisica, ma le nostre capacità mentali. E poi con la blockchain automatizzeremo anche molti degli scambi economici, diciamo così, che oggi accadono tra umani. E ovviamente c'è un rischio legato alla disoccupazione tecnologica. Tutte le fasi, diciamo così, evolutive hanno in qualche modo, come dire, forzato, come dire, la società a capire come la rivoluzione tecnologica che arrivava andava in qualche modo a distruggere lavori che non ci sarebbero più stati, e nel contempo però ne creava di nuovi, legati proprio alle tecnologie, ai processi, ai nuovi modi di lavorare che gli apparati tecnologici producevano. Noi siamo dentro questa nuova fase di automazione e dobbiamo anche in maniera, come dire, veloce
capire che tipo di lavori non andranno più nei prossimi anni e come possiamo educarci e formare i nuovi lavori che saranno quelli del XXI secolo. Le criticità maggiori che io vedo sono due sostanzialmente. Uno è il tema della privacy, quindi il fatto che noi impieghiamo strumenti, applicazioni, piattaforme che costantemente raccolgono informazioni su di noi pone un problema di riservatezza delle informazioni che riguardano la nostra persona. E su questo però devo dire che l'Unione Europea sta già facendo un grande lavoro per poter in qualche modo, come dire, consentire a tutti noi di utilizzare questi strumenti, stando ovviamente al riparo da rischi possibili. Però anche noi dobbiamo metterci un po' di attenzione, così come abbiamo imparato a chiudere con le chiavi di casa fisiche le porte delle nostre case, ecco, dobbiamo imparare a usare anche, come dire, le chiavi digitali, no? Quindi privacy, il primo aspetto. Il secondo, io lo chiamo destiny. E fa parte un po' di quel paradigma dell'oracolo che dicevo, cioè se tutte le tecnologie che ci accompagnano nel futuro in qualche modo ci suggeriscono costantemente, no? Che film vedere, che pillola prendere, che strada prendere e così via, è chiaro che c'è un rischio di manipolazione, diciamo così, dei nostri comportamenti, di orientamento, diciamo così. Quindi bisogna in qualche modo essere consapevoli e attenti, direi, all'interno di questi nuovi mondi. Il mio personale augurio è magari di fermarsi un attimo e di prendersi il tempo non soltanto di usare i dispositivi che arriveranno, ma anche a, come dire, riflettere sulle trasformazioni che questi dispositivi stanno producendo dentro le nostre vite. Avere tempo per crescere culturalmente dentro la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Questo è il mio augurio.